Buongiorno Max. Buongiorno. Buongiorno. Mi dà fastidio questo, no, questa luce, va bene non così? È troppo forte. No. Sì, va bene. Allora, un pannello riflettente qui che mi ringiovanisce. Vabbè, questo pannello sarà mio. Bene, allora Max, quest'anno, cioè parliamo di dato che è fine anno, parliamo quest'anno per te com'è andato? Bene. Bene, è un anno che è andato molto bene, lo sto finendo di corsa, nel senso che è un anno dal punto di vista fisico un po' impegnativo, però bene, è andato bene, tante soddisfazioni professionali e tanti progetti per l'anno prossimo. Certo, certo. E quest'anno tu sei un ambassador, cioè ambassador, si può dire, di Profoto e della Fuji anche, sì, giusto? Sì. E quindi parliamo di Profoto, sì, cioè com'è il prodotto che hanno presentato quest'anno? Allora, ci sono, diciamo che la 1 è stato presentato l'anno scorso, ma è diventato disponibile all'inizio di quest'anno ed è un prodotto che ha cambiato tantissimo il modo di lavorare di tanti fotografi. Sì. Ma oltre alla 1, che è stato per molti un passo per entrare nel mondo Profoto, poi quest'anno è stato presentato invece il B10, che è un prodotto incredibile. Certo. Soprattutto per i matrimonialisti, perché nelle dimensioni di un'ottica 24-70 hai un flash da 250 watt, certo, che può lavorare in high speed, può lavorare in TTL, lo puoi tenere in mano, lo puoi mettere su uno stativo, è veramente molto compatto e appunto ha aperto il mondo Profoto anche a quelli che ancora non sapevano se prenderlo o non prenderlo, e quindi certo, invece diciamo che è certo andato molto bene, è certo andato molto molto bene. Mentre quanto riguarda Fuji, Madonna, GFX, ci piace. Cavolo che mi piace, cavolo. Ma a parte GFX 50R che cioè già cominciato, anche noi abbiamo cominciato a vendere, presentata altre cose, anche XT3 che ha fatto un salto di qualità. Sì. Ogni volta che c'è un passaggio di modello da XT1 a XT2 ero rimasto molto colpito, perché XT2 mi sembrava veramente molto veloce. Poi adesso è arrivata XT3 e XT3 è ormai un prodotto assolutamente maturo, tanto che anche molti colleghi, anche di grande spessore, uno per tutti è un signore che si chiama Flavio Mandiera, che è uno dei matrimonialisti più riconosciuti in Italia, ma non solo in Italia, non più tardi di un mese fa è passato dalle sue reflex, è passato Fuji con XT3 con due corredi, ci siamo visti a Torino dove lui sta e mi ha detto che è molto molto contento, il file lavorabilissimo, una velocità operativa molto molto buona, quindi bene, anche io credo che davvero XT3 sarà un prodotto che servirà per anche lì quelli che erano un po' titubanti, se la provi capisci, quindi certo. L'altra cosa che secondo me è interessantissima è proprio il fatto di poter fare come fate voi i test, quindi l'unico modo per capire se una macchina funziona per il tuo modo di lavorare, certo, è quello di prenderla in mano. Io vorrei che comunque provassero anche XH1, perché XH1 è vero che questo sarà un ponte, no? Cioè per sviluppo verso anche il stabilizzatore incorporato, cioè però devo dire è una bellissima macchina XH1, sì, perché poi io riesco a impugnare a tenerla molto bene. Sì. Sì, è lo stesso motivo per cui per esempio io preferisco GFX S a GFX R, certo, perché per il mio modo di lavorare, mentre pensa che cosa strana, io con H1 non mi trovo, io mi trovo con XT, quindi per me per lavorare sui matrimoni per esempio il mio prodotto è XT, per lavorare sul medio formato quindi con Max, tempi tra 10 anni comincerai a tremare anche te. Già adesso. Non ci credo. Non ci credo. No, devo dire che per fortuna da questo punto di vista ho la mano molto ferma e quindi per adesso non mi serve lo stabilizzatore. Per quello te l'ho detto, tra 10 anni. Cioè, come gli occhiali. XH3, cioè ti servirà magari. Possibile. No, possibile. Allora, parlando del stabilizzatore, GFX 100.
Ci sono grandi aspettative. Sì. Grandi aspettative. Ah, ovviamente per i professionisti. Sì. Cioè questo è proprio esclusivamente, cioè proprio target è o amatori di livello professionale molto alto, ma molto alto, oppure professionisti puri. Già molti colleghi mi hanno chiesto di GFX100, da quello che mi dicono gli amici di Fujifilm dovrebbe essere una macchina che avrà una velocità operativa pari a XT2 o forse XT3, non che sul medio formato sembra una follia, no? Perché fino ad oggi... Prima o poi doveva fare. Ma infatti secondo me sarà lo stesso step, lo stesso salto che c'è stato quando si è passati dal 24-36 al 6x6 per i professionisti, e credo che sia la stessa cosa. Ovviamente i costi saranno costi importanti, ma d'altra parte se uno prende una reflex di alto livello, certo, non siamo molto distanti. Sì. Le ottiche GFX sono già tutte pensate per il 100 megapixel, quindi... Che questa è una cosa molto importante, perché roadmap della Fuji e hanno sempre rispettato, e sappiamo che loro pubblicano, sì, entro 5 anni più o meno questo, no? Sì. Vuol dire stanno pensando 10 anni. Lavorando, esatto. Sì. 10 anni. Ma tra l'altro se tu hai visto, come avrai visto, quella stampa che c'era a Fotokina, sì, che era un mostro, era 2 metri di stampa, sì, e si vedevano i dettagli delle scritte sulle giacche, quindi... Era alcuni, ovviamente, non sarà per tutti. A me non serve, cioè, perché... Cioè, intanto io non ci vedo. Neanche a me. Nel senso che se poi ci sarà un cliente che avrà bisogno di questo prodotto e che pagherà i servizi legati a questo prodotto, la prenderemo subito, certo, naturalmente, quando sarà disponibile. E la disponibilità pare che sia a metà dell'anno prossimo, il 2019. E io sono molto curioso di provarla. Certo. Perché è un prodotto che davvero potrebbe essere... un turning point, un punto di svolta di nuovo nella fotografia. Fuji, devo dire che con GFX-R soprattutto ha fatto uno sforzo dal punto di vista dei costi importante, sì, e questo, come mi dicevi anche tu, ha avvicinato molte persone. È chiaro che non si fanno i numeri che fai con la reflexina da 350 euro ottica inclusa, che non ne ho, esatto, fai non bene so non averle, che quelle le vendono i grandi centri commerciali, sì, però dall'altra parte è un prodotto per una nicchia di nuovo, certo, no? È chiaro che uno che spende 5.000 euro per una macchina e obiettivo non è chiunque, no, è un grande appassionato di fotografia, però hai anche una qualità che quando poi apri il file ti rendi conto che, certo, è una qualità veramente superlativa. Stiamo vendendo ancora gli ultimi esemplari della XT2, che è 1250 con il 300 cashback. Di cashback. Infatti, a quella cifra è una macchina 950 euro. È una macchina nuova, molto interessante. Cavolo, ma spettacolo, perché cioè compri, non dico entry level, però medio level a questo prezzo non compri, sì, niente, sì, niente. Ma XT2 secondo me è un prodotto, io lavoro ancora con XT2, io non ho ancora XT3. Ah, io ce l'ho anche con X-Pro 1. Ecco, però perché tu sei affezionata a X-Pro 1. Sì, no, X-Pro 2 è nettamente superiore la qualità, ma veramente un'altra macchina. Pure io sono affezionato alla X-Pro 1, è sufficientemente bella per me. Ma poi sai, dipende sempre cosa ci devi fare. Io, esatto, ho lavorato con un X-Pro 1, ho fatto i concerti di Morricone, primo lavoro che ho fatto per l'anno Fuji. Prossimo è l'ultimo anno Morricone, grande Morricone, che ha programmato concerti, sì, di addio. Sì. Tra l'altro, se vogliamo, visto che tu sei stato a un concerto di Morricone, è una delle cose che mi sento di consigliare a tutti. Il concerto di Morricone ti dà un'emozione che è come andare a un concerto rock, cioè tu esci che hai i brividi. È marzo a Teatro Dal Verme. Ok. Sì. Nella 2019. Benissimo. Io ho già preso i biglietti? Non ancora. Li prendiamo insieme. Sì, sì. Io ci vengo. Ottima idea. E quindi niente, io feci il primo lavoro, ero l'unico fotografo sul palco all'Arena di Verona a fare Morricone. È stata un'emozione. Cioè, comunque, direttore d'orchestra, il movimento delle mani è pari al movimento delle ballerine, prime donne, no? Cioè, una
una bellezza di movimento, della gestualità, e che è impressionante, impressionante. E lui comunque è uno che chiede molto ai suoi. Io ricordo, io feci un concerto vicino Biella, sì, in una cittadina piccolissima dove hanno costruito un teatro, dove ogni anno mettono in scena la Passione di Cristo per 2 settimane, tutti quelli che abitano in quel paese. Sì. E lì lui fece un concerto in acustica con l'orchestra della Rai, quindi è stato bellissimo perché anche la cantante cantava, si è messa alla fine del palco e cantava, no? Quindi sentivi proprio la voce arrivare sulle persone senza amplificazione. Sì. E dall'altra parte poi feci l'Arena e feci Kiev, e ricordo che a Kiev lui fece ripetere un sacco di volte un passaggio perché i violinisti non facevano come diceva lui. Sì, sì, incazzò anche abbastanza, perché dopo 3 volte dice, vabbè, allora mi capite o non mica, con la traduttrice naturalmente, e se la prese abbastanza, però poi fece un concerto incredibile. Certo, incredibile. Beh sì, in effetti il concerto dal momento dal vivo in realtà non serve più direttore, sì, perché orchestra sa il tempo, sì, orchestra sa, cioè tutti. Quando parliamo dell'orchestra come Teatro alla Scala o della Berliner, sì, o della Vienna o della Chicago, della New York, eccetera, quando parliamo è concertmaster, cioè concerto, cioè no, primo violino normalmente, sanno bene, allora il primo di Brahms, no? Il stile, non so, Karajan, certo, sa benissimo Karajan, certo, come voleva. È il suo mestiere. Sì, no? E quindi tutti, cioè, mantengono quel stile. Certo. Sì, certo. Carlos Kleiber, o questo, quell'altro, possono cambiare, cioè proprio tono. Eh sì, e arrivano a distruire a tale livello. Dal momento, in effetti, Karajan dirigeva con gli occhi chiusi. Dai. Il movimento era tipo 1 centimetro di movimento. Ah, sì? Non apriva nemmeno gli occhi. Vabbè, sì. Sì, perché non serviva più. Certo. Dava solo via. Quello via, tutto il resto già fatto. Andava da solo. Sì, perché sapeva... Parlo dei professionisti a livello altissimo, chiaro. Beh, sì, perché... Cioè, violinisti, violoncellisti, cioè violisti, cioè tutti... Tutti sono grandi maestri, ciascuno di loro sono grandi maestri, e anche Rai, orchestra della Rai, cioè qualsiasi membro prendiamo è un concertista, sì, sì. Eh sì, cioè 30 anni, 40 anni, 50 anni di carriera, studi, e beh, è un po' come anche grandi fotografi, 20 anni, 30 anni. Sì. Di studi e di esperienza, arriva a un livello che noi non riusciamo a raggiungere. È vero. Eh sì. Bene, Max, allora, l'ultima domanda. Sì. Cosa sarà 2019? 2019 sarà un anno bellissimo. Sì. Perché con Simone Raso, stiamo aprendo uno studio a Varese. Insieme? Insieme. Fantastico. Insieme, quindi faremo dei corsi, faremo delle cose lì. E poi faremo 10 date... in giro per l'Italia di un tour nostro, perché ci siamo trovati a lavorare molto bene insieme, e quindi lui porta la sua esperienza da fotografo veloce, sportivo, io porto la mia esperienza dal punto di vista della luce. Il tour si chiamerà Scolpire la luce e avremo 10 date in cui racconteremo come usare la luce, partendo dall'utilizzo di uno speedlight economico fino ad arrivare a un flash da studio pro foto serio, professionale, e quindi andremo un pochino dappertutto in Italia. Adesso, tra qualche giorno apriremo il sito per le prenotazioni. Avete già, cioè, data? Stiamo finendo di definire, sì, però sì, saranno molti, tipo Sicilia, in Calabria, in allora Italia. Sicilia quasi sicuramente ci saremo. L'idea è che vorremmo toccare un po' tutta l'Italia. E quindi saremo a Milano, saremo a Roma sicuramente, saremo quasi sempre in studi fotografici, perché vogliamo fare una cosa con degli spazi, ah beh, sì, certo, ampi. Ampi e esatto, attrezzati, diciamo. Esattamente. Sì. Anche se la nostra idea è fare in modo che chi verrà a questi corsi poi possa tornare a casa e fare gli stessi scatti, con il flashettino speedlight economico. È chiaro che
fino a un certo punto, arrivi con uno speed light, andare scogli di, in Calabria o della Puglia e portare modella, cioè no, cioè all'aperto. Esatto, lì serve un flash un pochino più potente. Ulivi. Non mi parlare degli ulivi, sugli ulivi lo sai che c'è un progetto interessante. Ah sì, perché anch'io vorrei fare un progetto negli ulivi. Io ho da un anno in mente di fare un workshop di nudo in infrarosso in Puglia sugli ulivi. Io nudo, non in infrarosso, in Puglia. Puoi scattare anche normalmente, naturalmente. No, però l'idea è che vorrei dare delle macchine già modificate a chi vorrà partecipare, quindi chi avrà la sua porterà la sua, chi vorrà noleggiarla potrà noleggiarla, e poi alla fine del corso chi vorrà noleggiare. Noleggi anche il banco ottico? Infrarosso? Lo facciamo modificare, non c'è problema. No, comunque il 2019 sarà un anno bellissimo. Sì. E poi ci saranno moltissimi Fujidai in giro per l'Italia, quindi anche in questi saremo presenti io e Simone e altri fotografi, X fotografi e altri colleghi, quindi siamo presi in tutto questo. E poi test, prove, come hai visto le mie foto degli spari, delle mele, dei palloncini. Beh, quello io seguo Instagram molto volentieri. Okay. Sì. Hanno avuto molto successo, stiamo lavorando ancora per migliorare, perché pensa che questa cosa del proiettile che viaggia a 300 metri al secondo, che se ci pensi è tantissimo, no? Tre campi da calcio in un secondo. Certo. E quindi bloccare il proiettile, bloccare lo sparo nella mela, bloccare lo sparo nel palloncino è stato molto complicato. Devo ringraziare il mio shooter, la persona che ha sparato, che si chiama Marco, che mi ha dato una grossa mano. Mi è stato presentato da Guglielmo, che tu conosci bene, che è un appassionato del tiro dinamico, e quindi è stato un lavoro lungo, perché all'inizio io ho detto, beh, scattiamo a raffica, qual è il problema? A raffica il problema è che anche a 11 fotogrammi al secondo, a raffica in un decimo di secondo il proiettile fa 30 metri. Ci pensi, E quindi abbiamo buttato 200 colpi e poi ho detto, ok, dobbiamo avere un approccio un filino più scientifico, e quindi si è messi a studiare e abbiamo usato il flash più veloce del mondo, che è il Profoto Pro 10, e nonostante questo il Pro 10 scatta in un 80 millesimo di secondo, si accende e si spegne, e nonostante questo il proiettile si muove di circa 5 mm e quindi il proiettile è mosso, per cui l'obiettivo che abbiamo per il 2019 è bloccare il proiettile. Questa cosa la fece Edgerton nel 1900. Basta sparare più lento, no? Andare che vada a 300 metri, vada a 100 metri. C'è la possibilità. Metti meno. Bravo, però il mio sparatore ha detto che no. Perché? Perché uno corretto. Lui dice no, il proiettile dobbiamo usare un proiettile vero di produzione, perché altrimenti è troppo facile. 100 metri al secondo è troppo facile. A noi piacciono le cose difficili, le cose facili le fa tutti. E quindi l'anno prossimo cercheremo di capire dove trovare un flash come quelli che usava Edgerton. Edgerton, a cavallo tra gli anni 50 e 60, aveva un flash che scattava in un milionesimo di secondo. Lui lavorava con la difesa americana, però questo flash costò circa $1 milione nel 1950. Noi non abbiamo $1 milione, ma in qualche modo troveremo il sistema per avere un flash. Un milione non ce l'hai? Non con me. Ma tu lo sai che i fotografi sono degli scappati di casa. Se uno fa il fotografo non lo fa per diventare ricco, farebbe un altro mestiere. Certo. Bene, ti ringrazio tantissimo, tanti auguri di buon Natale. Buon Natale, buon anno. Io volevo fare un augurio a chi segue e ci guarda, è quello di avere un anno nuovo con molta cultura fotografica. Perché nonostante le attrezzature siano importanti, e sono molto importanti, visto che tu le vendi, devo dirlo, la cosa più importante è quella cosa che sta una spanna dietro l'attrezzatura, quindi è molto importante mettere formazione su se stessi, perché quello poi ti fa arrivare al limite dell'attrezzatura. Certo. Cioè, per arrivare al limite dell'attrezzatura bisogna avere idee, ed è una cosa che molto maschile pensare che il limite sia la macchina. Certo. Il limite siamo noi. Sì, in effetti. Questa è anche la nostra filosofia, non dico commerciale, ma anche commerciale, perché stiamo facendo tantissimi corsi, certo, serate. In effetti
E questo è perché dire XT2 fa schifo rispetto a XT3. No, non è vero. Non è vero che fa schifo. Cioè, faccio schifo io. Arrivaci al limite XT2. Sì, cioè questa direzione, cioè cambiare direzione, modo di pensare, no? Cioè, e anzi di parlare e questo o quell'altro, cioè faccio evoluzione io per poter sfruttare meglio possibile, certo, per poi arrivare allo scopo. Lo scopo qual è? È parlare del tuo sentimento, dell'entusiasmo, della gioia, certo, con un'immagine e arrivare lì. E infatti quello che deve muoverti deve essere proprio quello, l'idea che sta dietro la foto, perché altrimenti la foto è un Toscani che mi piace per alcuni aspetti, per altri molto meno, diceva che sono masturbazioni mentali, ma qual è il senso di questa fotografia? Che cosa vuoi raccontare con la fotografia? Vuoi raccontare qualcosa? Vuoi raccontarmi una storia? Vuoi farmi vedere che hai sviluppato un aspetto tecnico? È interessante, no? Però prima devi pensare a cosa, poi pensi al come. Una cosa che dico sempre quando mi capita di andare nei circoli fotografici è: datevi un obiettivo, un progetto a lungo termine, 6 mesi, 1 anno, 2 anni, 5 anni. Inizia a fotografare cosa? Perché dire andiamo a fare foto a Milano, no? Perché nella provincia, io ricordo quando facevo parte del circolo fotografico di Cusano Milanino, che esiste ancora, vorrei andarli a trovare tra l'altro, perché loro sono stati importantissimi per me, la cosa era: dai, andiamo a fare foto a Milano. E si veniva a Milano e si facevano foto. Adesso io, se tu vai in piazza Gaia Auletti domenica mattina, trovi decine di fotografi, no? E poi torni a casa e che cosa hai portato a casa, no? Qual è il senso? Vuoi raccontare l'architettura di Milano? Però lavori 6 mesi solo su quello, lavori 1 anno su quello, altrimenti continui a fare foto senza senso. Senza senso, sì, sì. Senza senso. Perché? Quindi l'augurio potrebbe essere di fare foto con un senso, sì, diciamo. Sì. Diamo il senso. Tanti auguri allora. Tanti auguri. Grazie.